Secondo me sì, però dobbiamo chiarirci su un fatto che è molto importante. Siamo di fronte a un'epidemia molto grave che per noi fortunatamente è ancora confinata in Cina. In queste situazioni si può o sottovalutare o sopravvalutare il pericolo. L'errore di sottovalutazione è assolutamente da evitare. Meglio sopravvalutare, perché se si sopravvaluta è un danno economico, è un disagio, e se si sottovaluta è un guaio, muoiono delle persone, potremmo trovarci in grande difficoltà. Quindi hanno fatto molto bene e devo dire, questi due casi che ci aspettavamo in qualche modo, a me pare siano stati maneggiati dalle nostre strutture molto bene, perché finora, speriamo che così continui, sembra che non ci sia stato un contagio, quindi insomma, il virus da noi non c'è, quindi Cioè, in nessun Italia per il panico. momento pericoli non ce ne sono, mi sta dicendo. Nella maniera più assoluta, in questo momento il virus in Italia non c'è e quindi è più giusto preoccuparsi dei fulmini, delle Senta, dato alluvioni che che da invece ci ieri che sono. dovunque vado do gente con la mascherina, una specie di psicosi collettiva, vuol dire una parola chiara anche su questo? Io non me la sono comprata, quindi volevo capire da lei se questa mascherina è così essenziale o se anche lì c'è un filino di esagerazione in quella la corsa alle mascherine. Io non me la sono comprata, Ecco, perfetto, siamo a la posto. uso in ospedale se devo andare da dei pazienti che insomma, sono ammalati di malattie contagiose, ma non è particolarmente efficace se lo è per proteggersi. È utile se la mettiamo a quelli che stanno male. La profilassi migliore per le infezioni respiratorie, non coronavirus, perché quello non c'è. Quindi oggi uno che volesse prenderlo in Italia, che si alza la mattina e dice io mi voglio contagiare, non può farlo. Quindi non, di quello è inutile parlarne. Però c'è l'influenza, che comunque è Impossibile spiacevole. suicidarsi col coronavirus, dice Burioni, sappiatelo. Altri metodi, ma non il No. coronavirus.